Buonasera dalle Caselle, prima partita che seguiamo qui alle Caselle con la nuova gestione dell'Unione Sportiva Arezzo e lo facciamo per un evento sicuramente da ricordare perché per la prima volta si affronta in un campionato, è il campionato giovanissimi regionali, c'è addirittura tanto di fumogeni. Due formazioni dell'Arezzo, quindi un derby tutto interno alla formazione Amaranto, quindi Arezzo A in maglia Amaranto, Arezzo B in maglia bianca, con l'arbitro Cincinelli di Arezzo che sta per dare il via a questa sfida. In classifica in vantaggio l'Arezzo B che ha 9 punti contro i due dell'Arezzo A. Tutto Amaranto nel campionato giovanissimi. Pacelli, parte il cross, Mazzi lascia passare Luconi sopra la traversa, prima occasione per l'Arezzo B, un po' di testa ancora di Parisi, ancora Pacelli verso Mazzi, difende bene palla, poi la bella apertura per Cacaci, 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 Cacaci resiste, col sinistro Cacaci! Un grandissimo gol di Cacaci, sblocca il derby Amaranto, l'Arezzo B passa in vantaggio, davvero una grandissima giocata del 10, Cacaci, 9 minuti, e dunque l'Arezzo B conduce 1-0. Lascia dare a Sobi, va dentro Gori, va dentro Palmieri, Bartoli, palla per Bartoli e Barbagli in vantaggio. Prova Bartoli a rubare palla, ce la fa Bartoli che trova il gol. Bartoli, vantaggio dell'Arezzo A. In questo terzo tempo esulta tutta la panchina che va incontro anche con i giocatori che erano in panchina in questo terzo tempo. Probabilmente il migliore in campo dell'Arezzo A, Bartoli, porta in vantaggio l'Arezzo A. Attenzione che è tutto in avanti l'Arezzo A, Gori di nuovo verso Bartoli, Bartoli tutto solo, Bartoli se la porta sul destro, Bartoli batte di destro, Ermini, Ermini riesce a respingere. Marino destro, sopra la traversa, grande chance per l'Arezzo A di trovare il raddoppio. Finisce qua, dunque finisce in parità il derby. Primo storico derby tra i giovanissimi regionali Arezzo A, Arezzo B, 1-1, il primo gol dell'Arezzo B con Cacaci nella prima frazione, nella terza frazione è arrivato il gol di Bartoli. Adesso andiamo a sentire i due allenatori. Con Stefano Saviotti e Maurizio Belai, due allenatori. Allora, è un momento storico questo primo derby tutto interno. Giudizio? Infatti, prima volta che due squadre dell'Arezzo si affrontano una contro l'altra. Giudizio, era una giornata di sport, poteva andare meglio secondo me su tutti i lati, sia a livello comportamentale che proprio di campo, che non è, magari non si è vista una bellissima partita a livello qualitativo, però vada così, speriamo nel ritorno meglio. Iniziato sicuramente meglio la tua squadra, poi dopo alla lunga è venuto fuori l'Arezzo A. Sì, dopo infatti gol, primo tempo, la nostra squadra, sì, la mia squadra ha smesso un po' di giocare a calcio, si è sofferto il pressing e la maggiore determinazione dell'altra squadra. È mancato l'agonismo, come stanno i vostri ragazzi che l'abbiamo visti uscire, soprattutto Bacci, non bene? No, beh, speriamo che per domenica siano recuperati, però ecco, non, valutiamo la partita di oggi, ma io abbiamo giocato non una pessima partita, il campo no, sicuramente non ci ha aiutato, le condizioni climatiche neanche, però insomma sappiamo che la squadra di Stefano è tosta, li incontriamo spesso il mercoledì e non è facile giocare a giocatori. Qualche giocatore che è veramente bravo e poi Stefano è una vecchia volpe, sa bene come no, comunque dai, è stata una bella. Speriamo che nel ritorno di vedere ancora, sicuramente faranno dei miglioramenti i ragazzi e speriamo di vedere una partita migliore al ritorno. Grazie.